di Andrea Pasqualetto il racconto della studentessa di 25 anni agli inquirenti che indagano su 29 universitari di economia per aver comprato prove e tesi da un docente. Lo facevano soprattutto i ricchi bocciata per la terza volta. Esame di ragioneria generale, la sua bestia nera. Nel 2019 Elisa aveva 25 anni e il sogno della laurea in economia. Che fare? In preda allo sconforto ne parlò con Alessandro, suo compagno di corso all'Università di Genova. E lui mi ha dato il numero di telefono di tale Luca Di Alvaro, il quale teneva lezioni di ripetizione a casa sua che mi avrebbero garantito il superamento dell'esame. I costi erano però troppo alti e ho deciso di lasciar perdere, anche perché i miei genitori erano contrari. Dipendeva da quanto pagavi, non c'era solo Alessandro a consigliarle di rivolgersi a quel Luca Di Alvaro, Paolo, Nicolò, Umberto, Matilde, Edoardo, Andrea. Tutti figli di famiglie facoltose della zona di Alvaro, precisa Elisa davanti agli investigatori che hanno indagato su certe prove scritte del Dipartimento di Economia, sollecitati in ciò dalla stessa università che sospettava il trucco degli esami copiati. Luca Di Alvaro era il professor Luca Goggi, oggi 47enne preside dell'Istituto Comprensivo di Pra. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!